Presidente Marazzita dell'US Scandale, oggi è sfuggita la terza vittoria consecutiva, è arrivato solo un pareggio con Real Botro. Vabbè, è un bel pareggio con una signora squadra, con ottimi elementi. Pareggio, penso un pareggio giusto per l'andamento della gara. Siamo stati un po' ingenui sul calcio di rigore, penso che c'era. Però diciamo che un pareggio giusto e dobbiamo continuare così. Ricordiamoci sempre che il nostro obiettivo è la salvezza e di lottare domenica per domenica. Oggi non siamo stati brillanti come al solito, ma abbiamo messo carattere su ogni pallone, ci siamo difesi per quelle che abbiamo potuto e nello stesso tempo abbiamo espresso qualche azione positiva. Nel complesso ha visto bene la sua squadra? Oggi ho visto tanto carattere, hanno dato tutti il massimo e abbiamo portato un risultato che a noi ci fa comodo. Domenica si va a Badolato, una gara difficile come tutti ormai in prima categoria, come organizzerete la trasferta? Sicuramente non, come si vuol dire, non andiamo a cambiamento d'aria, come si dice. Sono tutte partite ostiche, un bel campionato, tutte con squadre attrezzate e andiamo a fare la nostra partita, sicuramente. Il migliore di oggi tra i suoi, a chi ha visto? E poi come ha visto la discesa in campo negli ultimi minuti di mister Castagnino? Mister Castagnino è entrato in un momento un po' difficile della gara, però dà sempre il suo. La palma di miglior calciatore di oggi la darei a Lumare, che dietro è stato perfetto diciamo, in ogni occasione. Ottima prestazione anche da parte dell'estremo Frontera. Sì. Frontera diciamo che è stato impegnato poco, però è riuscito a dare il suo nelle occasioni che è stato chiamato in causa. Grazie. Prego.